Casolane e Casolani, grazie italiani e italiane di Casoli, gentili ospiti, cortesi avversari, sono lusingato e sono onorato e anche commosso per tutto ciò che i candidati consiglieri hanno espresso. Io sono qui sopra per confermare un detto e smentirne un altro. Non mi presento perché sapete più cose voi di me che io di me stesso. E soprattutto il detto che voglio smentire è dulcis in fundo, assolutamente, io non sono dulcis in fundo ma in cauda venenum, e come lo scorpione alla fine c'è il veleno. Consentitemi prima una notazione personale e una divagazione personale. Voglio salutare e voglio augurare tutto il meglio ad una persona a cui sono legato da stima, da affetto, che è il dottor Massimo Tiberini. Voglio ringraziarlo anche come cittadino, perché fare il sindaco non è un gioco, per cui grazie Massimo per esserci stato, però siccome ti voglio bene è ora che ti riposi, c'è chi può lavorare al posto tuo. Un grazie di cuore a Massimo, sì, ma a tanti altri no. Purtroppo ci sono persone piene di loro stessi, ma vuoti di ideali, vuoti di valori, che sono capaci solo di emettere flatulenze dalla propria bocca e vorrebbero impartirci lezioni. Noi le lezioni le diamo, le abbiamo sempre date. Hanno detto che siamo antidemocratici. Ma quando è nato il concetto di democrazia? Che cos'è la democrazia? Ve lo spiego subito. La democrazia è cambiamenti ed è il simbolo che noi abbiamo riportato sulla lista. La democrazia non è solo ciò che nasce nella Grecia di Pericle del V secolo. Il nostro simbolo è democratico perché c'è la torretta di Prata che rappresenta un passato remoto. E c'è il lago di Casoli, ma che cos'è il lago di Casoli se non una bellezza artificiale e non naturale? Quando l'uomo lavorava, operava nel rispetto della natura e creava qualcosa di funzionale, di utile. Ecco il vero concetto di democrazia. Platone non era marxista, la Politeia non l'ha scritta un sacerdote, ma l'ha scritto un uomo di cultura. Se qualcuno di voi, soprattutto mi rivolgo ai più giovani, avesse la bontà di andare a leggere Tucidide e di leggere l'epitaffio di Pericle, troverebbe che nella Grecia del V secolo gli ateniesi per forza dovevano avere il dominio, perché erano filosofuntes kai filocaluntes. Che significa? Erano amanti della sapienza e amanti della bellezza. È questo che mi ha portato a candidarmi come sindaco, e anche qui devo ringraziare l'amico Massimo Tiberini che mi volle a fianco a sé nella ricognizione all'interno di Casoli per fare attribuire a Casoli il prestigioso riconoscimento di borgo più bello d'Italia. Girando per Casoli mi sono convinto ulteriormente che ognuno di noi, ognuno di voi ha il sacrosanto dovere di operare per il bene del proprio territorio. Perché siamo il borgo più bello d'Italia? Per qualcosa che è stato fatto negli ultimi 20 anni o per quello che hanno fatto i nostri nonni, i nostri genitori? Si parla di memoria dall'altra parte. Che cos'è la memoria? La memoria solo di alcuni avvenimenti? I nostri cugini francesi ricordano non solo la rivoluzione francese, ma tributano onori anche al tiranno Napoleone e non si vergognano di essere stati napoleonici, perché anche la tirannia ha svolto un'attività culturale, un'attività che ha permesso al popolo francese di essere quello che è. Ed è quindi questa la democrazia. Il culto della democrazia è tipico non solo della destra italiana, non solo della cultura italiana, ma è della cultura europea. Questo significa essere aperti, essere
persone disposte all'accoglienza non è il semplice diritto dell'individuo. L'individuo non esiste, esiste il demos, che è il demos greco, e noi qui a caso abbiamo degli esempi tipici. Il demos non è altro che un'unità di territorio e di sangue, emos, ematologia, ematico, è l'unione di un terreno e di un gruppo di persone che hanno lo stesso sangue. Ma lo stesso concetto c'è nel concetto di popolo romano, laddove l'unità non è più creata da fatte di sangue, non è più creata dalla gente, gente, genetica, genealogia, quindi avere dei parri in comuni, ma l'importante è riconoscersi in una legge unificante. Non per nulla l'editto di Caracalla del 212 dà la possibilità a tutti i popoli di diventare orgogliosamente cittadini romani. La sinistra che parla di Ius Soli, che parla di DDL Zan, sta scoprendo l'acqua calda, sono dei poveri ignoranti, incompetenti, incapaci, devono essere onesti, bisogna rispettare la tradizione del passato, bisogna rispettare i propri antenati, i propri genitori. Compito del figlio non è quello di piangere sulla tomba del padre, ma quello di rigenerare il padre. Il padre deve vivere nei nostri ricordi e nelle prospettive future. Che possiamo fare noi per dare la possibilità a Casoli di essere il borgo più bello d'Italia nel 2050? Chi lo dovrà fare questo? Lo dovranno fare i nostri figli, i nostri nipoti. E chi insegnerà ai nostri figli e ai nostri nipoti il culto della democrazia? Il culto della democrazia che si fonda sulle idee di Cicerone, della publica utilitas. La democrazia questo è: capacità di elaborare criticamente gli eventi del passato, elaborarli, studiarli e proiettarli nel futuro. La storia non può essere celebrazione del passato, ma è presentimento e volontà della storia del futuro. Noi, come diceva un vecchio politico degli anni 70, abbiamo nostalgia dell'avvenire. È l'avvenire che vogliamo, non vogliamo il presente è transeunte, il presente vale e per non essere effimero deve valere per questi motivi, perché si riallaccia al passato e sogna il futuro. È da qui che nasce la scienza, la tecne, qui che l'aumentum scienziarum della democrazia deve dare la possibilità a una cittadina come Casoli di evolversi. Non sono idee che servono solo per l'amministrazione della nazione. Che significa politica? Politica significa amministrazione della polis. È di sinistra, non vi preoccupate, è un disturbatore. Sappiamo che la Chiesa si schiera sempre. E quindi necessariamente è questo che noi dobbiamo riscoprire: studiare il passato, conoscere il presente e guardare al futuro non come una speranza. La speranza non ci appartiene, noi non abbiamo speranza, abbiamo progetti, noi non abbiamo sogni, abbiamo volontà. Ma che pensate che sia lo Stato moderno? Lo Stato che è stato il pensiero di Stato moderno elaborato non solo da Machiavelli, ma ai vari Hobbes, Bacone, Spinoza, questo è. E questo, altrimenti Stato resta il participio passato del verbo essere. E invece no, lo Stato deve essere una promessa per i giovani, la possibilità di dare ai giovani di informarsi, di studiare, di avere il culto del passato e la progettualità per l'avvenire. È questo che dobbiamo fare. Quel concetto di tecne che avevano i greci, quindi di tecnica, l'elaborazione della scienza, perché ogni filosofia è anche scienza, la possibilità di creare opportunità nel futuro e di cambiare. Ecco i cambiamenti, altrimenti saremo ancora all'età della pietra se non ci fossero i cambiamenti. Non si può custodire la memoria senza fare nulla, non si può celebrare la resistenza se non si combatte contro i nuovi fascismi, e ce ne sono tanti di fascismi oggi nel mondo.
prima di tutto il fascismo della finanza, il fascismo che opprime i popoli che hanno meno opportunità di crescere. E allora il sogno del futuro si trasforma in volontà per il futuro. Il sogno della città che rinasce, della polis, ecco la politica, le altre sono elezioni parlamentari. La polis è al centro della storia dell'individuo e al centro della storia della nazione. Tutto questo nel nostro simbolo viene raccolto in un cuore, perché la politica o è amore o non è, o è passione o non è, o è volontà di riscatto, di crescita, di sviluppo o non è. Pertanto io quello che vi chiedo, dateci fiducia non perché la meritiamo più degli altri, ma sicuramente abbiamo più possibilità degli altri di realizzare queste nostre volontà. Sicuramente se gli altri avessero voluto fare, hanno avuto 15 anni a disposizione, se non l'hanno fatto in 15 anni la vedo dura che possano farla nei prossimi 5 anni, e affidatevi a noi, dateci il vostro voto, la vostra fiducia, e vi prometto che ne vedrete delle belle. Grazie.